Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata di Top o Flop. Non so da dove arrivi tutto questo gesticolare. La rubrica nella quale testo insieme a voi per la prima volta in assoluto delle ricette alternative, curiose e bizzarre per verificarne la validità. Oggi cercherò di realizzare questi adorabili e deliziosi, così dicono, dolcetti sferici, originari della Danimarca. Il loro nome è Abelskiver e sono una via di mezzo tra i famosissimi pancakes americani e le classiche frittelle, ma molto più soffici e leggeri, dalla tipica inconfondibile forma sferica conferita dalla padella in ghisa nella quale vengono cotti, ovviamente utilizzando una tecnica molto particolare che vedremo fra poco. Bene, dopo questa breve introduzione direi di iniziare. Come prima cosa preparo l'impasto. Dunque, in un pentolino mettere 60 g di burro biologico e scioglierlo a fuoco dolce. Lo tengo d'occhio perché si scioglie in un attimo e non deve sfrigolare. E lasciarlo raffreddare. Io metto qui da parte, fatto. Ora mi servono 220 g di buttermilk, non è altro che latte cagliato. Ovviamente non l'ho trovato in vendita già pronto al supermercato. Lo potrei sostituire con dello yogurt, ma visto che voglio realizzare la ricetta danese originale senza modifiche, rimedierò subito e lo preparerò qui al momento, anche perché è presto fatto, bisogna unire solo due ingredienti. Per cui, in un pentolino peso 220 g di latte biologico, fatto. Lo scaldo leggermente finché sarà tiepido, pronto. A questo punto aggiungo un cucchiaio di aceto di vino o anche di succo di limone, va benissimo. Lo mescolo brevemente, il latte si caglia all'istante e il nostro buttermilk prêt-à-porter è pronto. Se volete saperne di più su questo strepitoso ingrediente, vi lascio qui sotto nell'info box il link al mio video di approfondimento. Ma procediamo. Dunque, ora ci servono due uova biologiche di galline felici. Non c'è dato sapere se a temperatura ambiente o meno, forse è indifferente, speriamo in bene. Le divido mettendo i tuorli in una ciotola con manico e beccuccio. I tuorli, mi raccomando. Oh no, ho sbagliato. Ecco, appunto. E gli albumi in una ciotola normale. Ecco qua. Nel dividerle inoltre assicurarsi che gli albumi siano belli limpidi e nessuna parte di tuorlo ci finisca dentro. Fatto. Ora con l'aiuto delle fruste elettriche a tutta velocità montare gli albumi a neve. Quasi ferma. Ma cosa vuol dire a neve quasi ferma? Cioè che unità di misura è? Così è scritto sulla ricetta. La neve quasi ferma, insomma, fai tu. Direi. Fatto. E metterli da parte, ci serviranno fra un attimo. Poi verificare che il burro sia tornato a temperatura ambiente. Sì, ma come lo verifico, scusa? Non me la sento di assaggiarlo. Sì, a temperatura ambiente. Aggiungerlo ai tuorli e con una frusta lavorare velocemente i due ingredienti per amalgamarli. Fatto. A questo composto aggiungere il buttermilk. E qui pronto, pronto. Ale, tutto dentro. E del latte, 280 grammi per la precisione, biologico, a temperatura ambiente. Un rapido giro di fruste e... Ci siamo. A questo punto inserire un cucchiaio di zucchero semolato, c'est bon, un cucchiaino di estratto di vaniglia, shake it like Polaroid pizza, oggi così, unplugged, senza musica, soprattutto senza pudore. Fatto. Do un rimestello, anche se non è indicato sulla ricetta, ma quello giusto per. E a questo punto, in un recipiente a parte, devo pesare 240 g di all purpose flour, cioè di farina 00. Ora devo aggiungere due cucchiaini di lievito per dolci. Uno. Due. Ah, che praticamente corrispondono alla nostra mezza bustina da 16 grammi di lievito, quella classica. Poi aggiungo mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio ad uso alimentare, fatto, e un pizzico di sale, eccolo qui. Mischiare velocemente le polveri e aggiungerle in due volte al composto, lavorare con la frusta a mano finché risulterà liscio e senza grumi. Ci siamo. L'impasto è piuttosto liquido, ma ora mancano ancora gli albumi. Aggiungerli in due volte, lavorandoli dal basso verso l'alto, così come una spatola per non smontarli. E questa è la seconda e ultima metà. Comunque è molto difficile incorporare gli albumi in questo impasto, perché ha una consistenza talmente diversa rispetto agli albumi. È quasi elastico, non so come definirlo. Molto particolare e direi che fin qui è andato tutto benone. Ora che l'impasto è pronto, mettere sul fuoco la padella degli Abelskiver.
pesa tantissimo. E a fiamma medio-alta lasciarla scaldare. Attenzione! Per cuocere correttamente l'impasto, verificare che la padella abbia raggiunto la giusta temperatura. Ok, adesso questo pezzo rock che segue. Spruzzare dell'acqua con le dita sulla superficie. Acqua, dita. Se le gocce d'acqua sfrigolano ritmicamente su di essa, la padella è a temperatura e potete procedere con la cottura. Sì, non so se si vede, ma... Sfrigolano, è pronta. A questo punto devo ungere la padella mettendo mezzo cucchiaino di olio di semi in ogni semisfera. Tac, 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 tac. Ora è finalmente giunto il momento di cuocere i nostri skiv. Sono emozionata. Devo riempire ogni semisfera, stando però sotto al bordo. E cuocerle per alcuni secondi. Per formare le sfere, con l'aiuto di uno spiedino di legno, ruotare ogni semisfera d'impasto a 90 gradi. Primo giro fatto! Aspettare pochi secondi e ruotarle di nuovo, questa volta a 45 gradi sull'asse opposto. Poi ancora di nuovo ruotare a 45 gradi fino a formare delle sfere complete. Abbassare la fiamma e lasciarle cuocere per 2 minuti, girandole di tanto in tanto con l'aiuto dello spiedino. Noto che alcuni dolcetti sono già dorati e altri invece sono ancora pallidi, così per uniformarli li inverto di posto e continuo con la cottura. Che meraviglia, ma che profumo! Ci siamo, spengo la fiamma perché sono passati 2 minuti, per cui sono pronta e devo trasferirle sul piatto. Sono stupende, sono bellissime. A questo punto gli abeschiver vengono cosparsi con zucchero a velo. Con abbondante zucchero a velo, abbondanza. E generalmente vengono serviti accompagnati da della marmellata. Non troppa, giusto un cucchiaino su ogni dolcetto, ma tra l'altro la marmellata esteticamente ci sta proprio... bene. Ed è giunto il momento dell'assaggio. OMG. Sono estremamente soffici. No vabbè, sono di una bontà. La consistenza e il gusto di base ricordano i pancakes, ma molto molto meglio, perché c'è quello sprint di quel sapore molto simile alla frittella che le rende eccezionali. Come una sorta di bignè. Cioè, questi dolcetti praticamente racchiudono il meglio dei pancakes e il meglio delle frittelle. Credo di avere mai assaggiato dei dolcetti tanto soffici e leggeri quanto deliziosi. Per via di questa forma sferica particolare che hanno, si presentano benissimo e sono veramente super pucciosi. Sono divini. Tra l'altro, seguendo le indicazioni della ricetta, non ho riscontrato nessuna difficoltà nel realizzarli, né per la preparazione dell'impasto, né tantomeno per la fase finale di cottura, che pensavo sarebbe stata quella più complicata, un pochettino più ostica. Per cui li rifarò sicuramente molto presto in occasione di qualche colazione o merenda speciale. Sono davvero fantastici. Per concludere, gli Able Skiver sono 100% top, senza ombra di dubbio, e sono molto soddisfatta e felice di questa nuova scoperta. Un breve ma sentito ringraziamento alla mia mamma che mi ha regalato questa adorabile padellina per gli Abeschiva. Grazie mamma. Bene, spero che questa puntata di Top o Flop vi sia piaciuta. Vi ringrazio come sempre per la compagnia e noi come al solito ci vediamo in occasione del prossimo video. Ciao! Dalla tipica inconfondibile forma sferica conferitagli dalla pidella. Pidella. Ovviamente con una tecnica molto... Abschieferli. Come prima cosa preparo l'impasto. Tutto a posto. Sentivo odore di gas e non volevo esplodere così in diretta. Ma visto che voglio... Dunque, ci servono... Fatto!